Una buona serata al pubblico, ben ritrovati a Punto di Incontro, un ospite di grande rilievo e importanza, soprattutto per la tutela di tutti noi cittadini, il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Imperia, il colonnello Luciano Zarbano. Grazie per essere con noi, Grazie a buonasera e voi. benvenuto Grazie, nei nostri buonasera. studi, colonnello. Ci fa particolarmente piacere ospitare in lei un po' l'Arma dei Carabinieri in generale, che è sicuramente un'istituzione alla quale anche la storia italiana e i cittadini italiani in generale sono molto, molto legati. L'Arma è presente un po' nelle raffigurazioni storiche da 200 anni a questa parte, perché avete compiuto 200 anni, un compleanno importante che testimonia anche appunto la storia di cui io parlavo. Ed è una storia fatta di presenza sul territorio, anche in quelle zone più isolate, più a rischio di abbandono, dico io. Per questo noi, come tanti altri, abbiamo guardato per esempio con apprensione al discorso di razionalizzare e quindi chiudere i piccoli comandi stazioni. La presenza capillare è sempre stata una forza dell'Arma, colonnello, anche una forza umana, direi. Certamente. L'arma dei carabinieri, la particolarità dell'arma dei carabinieri è proprio questa, quella di essere dislocata in tutto il territorio nazionale, nella capillarità, nella dislocazione anche nei piccoli centri. È importante la presenza dell'arma dei carabinieri, non solo per dare sicurezza ai cittadini, ma soprattutto per dare la sensazione e la presenza dello Stato. Tante volte si sentiva dire, ma ancora oggi, dagli anziani, soprattutto dei paesi, che il riferimento nel paese, laddove presente, è il parroco e il maresciallo dei carabinieri. E questo a significare che cosa? A significare anche che non si va a cercare il maresciallo magari per sporgere una denuncia. Molte volte bisogna essere un po' psicologi, un po' assistenti sociali, un po' tante cose. Sì, è una sacrosanta verità. Figure importanti in un piccolo paese, quali il parroco e il maresciallo dei carabinieri, il comandante di stazione, sono delle figure di riferimento, sono Adesso si dei chiama luogotenente. luogotenente, vabbè, i vari Sì, gradi certo. che può rivestire il comandante di stazione. Sono dei punti di riferimento dove la cittadinanza, dove i cittadini, dove le persone in genere, chiunque ha bisogno si può rivolgere. E non mi riferisco solamente a problemi di natura giuridica, ma penso a problemi di natura pratica, a problemi personali, a consigli. Sono degli elementi che ovviamente fanno sì, che danno prestigio all'arma stessa. Grazie anche a questo modo di essere, a questo modo di operare, l'Arma dei Carabinieri nel corso degli anni è stata soprannominata la Benemerita. Benemerita perché si è prodigata per i cittadini, si è prodigata non solo nei momenti di difficoltà, penso a calamità, a disastri, ma anche per questioni spicciole, per banalità. C'è sempre stata. E ci sarà sempre l'arma. Questo è sicuramente importante. C'è sempre anche, appunto, dal piccolo paese fino alla missione nello Stato estero, dove anche qui i carabinieri hanno sempre dimostrato di saper portare il tricolore con, come posso dire, anche mostrando che cosa sono gli italiani diversamente magari da tanti altri che arrivano come militari, in operazioni di pace, per carità, di cosiddetta peacekeeping, ma magari non sanno intessere quel rapporto con la popolazione che invece i nostri militari, i nostri carabinieri, non solo riescono a rendere. Anche questo ci è sempre stato riconosciuto a livello internazionale. Vorrei fare un attimino una riflessione. Prego. Anni fa, circa una trentina di anni fa, vidi su una copertina di un quotidiano americano, il Times, se non ricordo male, si credo, il Times, la figura di un carabiniere in grande uniforme, e poi con la scritta sotto Italian Style.
Questa figura, questa foto di un carabiniere, associata a uno stile di vita, era e tuttora un simbolo, un modo di mostrare come gli altri, gli stranieri ci vedono. Perché questa riflessione? Perché come lei ha detto, ha parlato di missione all'estero, di peacekeeping, Peacekeeping, di missione all'estero, di importazione, io aggiungerei importazione del modello italiano di polizia, è un elemento che è stato considerato vincente. Nell'organizzazione di questo servizio, l'arma dei carabinieri ha avuto un ruolo preminente, perché la missione all'estero, i servizi di mantenimento della pace e quant'altro non rientra nelle normali operazioni militari. E la forma mentis dei carabinieri, la tradizione dell'arma dei carabinieri si è dimostrata vincente in questo genere di operazioni. questo Mi pagato riferisco. anche a caro prezzo se pensiamo alla Sì, Siria, sì, sì. insomma, e non solo. Mi riferisco principalmente al modo di operare dei carabinieri quotidianamente. Il contatto con la popolazione, parlo nel territorio nazionale. Certo. Questa attività è stata esportata all'estero. A differenza di altri reparti, a differenza di altre forze armate di altre nazioni, gli italiani si sono sempre, parlo dei carabinieri, si sono sempre posti nei confronti della popolazione con un clima di collaborazione, a differenza di altre nazioni che magari si sono trovati in diffidenza con la popolazione autoctona, con gli indigeni. Questo modo di porsi ha fatto sì che la fiducia nei confronti dei militari presenti aumentasse e trovandosi in una situazione di totale fiducia, è chiaro che la missione ha un risultato positivo. Ecco, una missione che viene svolta giorno e notte, io quando ho cominciato ho detto un ospite importante per la garanzia di sicurezza a tutti noi, dicevo questa missione viene svolta giorno e notte anche in tutto il nostro territorio nazionale. Chiaramente provincia di Imperia compresa, che è una provincia di confine, e questo ce lo dice, vabbè, la geografia, una provincia anche dove, per carità, sono emersi fenomeni di criminalità organizzata, questo ce lo dice la nostra storia anche recente, una provincia che ha tanti aspetti, ma come la dobbiamo considerare? Proprio una provincia così a grande rischio, di pericolo, pericolosa per la pubblica incolumità, per la sicurezza, per i furti, o una provincia che comunque ha i suoi aspetti positivi e negativi, un po' come tutte le province italiane. L'argomento è importante, va attenzionato, soprattutto, vengono attenzionati soprattutto i dati numerici. Rispetto a un contesto nazionale i numeri sono bassi, non c'è un pericolo, non esiste un problema di ordine e sicurezza pubblica. Questo grazie all'attività di prevenzione e repressione delle forze di polizia. Quindi io non penserei assolutamente a una provincia a rischio. Certo, la sentenza del 2014 ha acclarato la presenza della 'ndrangheta in provincia, ma questo non deve essere un elemento che influenzi in maniera negativa la provincia stessa. È una presa di coscienza che la criminalità organizzata esiste e si può sconfiggere. Sicuramente un dato rilevante e giustamente, voglio dire, se paragoniamo anche il territorio, anche lì i numeri vanno visti in proporzione, nel senso che a Imperia, come posso dire, fa ancora notizia se nel centro città avviene uno scippo. Se questa cosa succede a Milano, noi cronisti quasi non la consideriamo, perché comunque sia a Milano, ahimè,
Scippi ce ne sono una valanga per ogni quartiere, qui forse tutta la provincia di Imperia messa insieme fa un quartiere di Milano, ecco, c'è anche questo indubbiamente sì. da raffrontare quando sì. come dire, sentiamo, però questo fa anche sentire le cose diverse dagli abitanti, da chi risiede, qui da noi ad esempio si vanno ancora, io dico per fortuna, a fare le denunce dai carabinieri, dalla polizia. Ci sono zone d'Italia dove magari risultano meno reati, anche perché questi reati non vengono denunciati, o no? Sì, c'è il cosiddetto numero scuro, ma nel caso della provincia di Imperia no. Beh, lei poco fa faceva riferimento agli scippi, fortunatamente noi a Imperia, in provincia di Imperia, scippi è pressoché azzerato. Cioè i reati contro il patrimonio, ecco, se dovessi raffrontarli con il territorio nazionale sono bassi. Non abbiamo una grande presenza di reati contro il patrimonio. Anche i reati, i furti in appartamento rispetto al territorio nazionale sono, il numero è piuttosto magro, piuttosto basso. Io ai miei collaboratori ho dato delle direttive, una mission, e cioè il contrasto alla criminalità organizzata, ma di pari passo il contrasto ai reati contro il patrimonio, perché è importante che il cittadino si senta sicuro. Sono quelli che la gente sente di più sulla sua pelle. Sente di più, perché è chiaro, perché la proprietà privata e tutto ciò che è di proprietà dei cittadini deve essere salvaguardato. Noi giornalmente sul territorio, parlo del territorio provinciale, certo, riusciamo a mettere circa una media di 70 pattuglie ed è un numero consistente che riescono a controllare, a guardare, a proteggere. E questo è un servizio importante anche perché appunto svolto sia sulla fascia costiera che nell'entroterra attraverso i cosiddetti posti di controllo che noi cittadini chiamiamo di più posto di blocco, e qui se ne vedono comunque di forze dell'ordine, diciamo, impegnate giorno e notte da questo punto di vista. Certo, è chiaro che purtroppo i fenomeni della criminalità, soprattutto della microcriminalità, dei furti, dovuti a tanti fattori, non ultimo anche questa presenza del confine, che può essere un vantaggio, ma anche i suoi lati oscuri, negativi perlomeno, è chiaro che è difficile poterli estirpare e azzerare. Poi l'Arma dei Carabinieri, per tornare un po' all'organizzazione generale, è strutturata appunto con la presenza territoriale sicuramente, ma potete contare anche su specializzazioni e su squadre di appoggio che arrivano dalla regione o eventualmente anche a livello nazionale, quelli più conosciuti anche grazie a film e telefilm e alla televisione sono i RIS, il reparto investigativo, ma non ci sono soltanto i RIS, voglio dire. Sì. Beh, comunque a livello di provincia noi non abbiamo il RIS, però abbiamo personale specializzato per le investigazioni scientifiche, sì, cioè per procedere al primo repertamento delle fonti di prova, primo repertamento di elementi che possono poi essere utili per il proseguo dell'indagine. A livello di regione noi abbiamo dei reparti specializzati, abbiamo il nucleo tutela patrimonio culturale, che si occupa della salvaguardia delle opere, del bene culturale nazionale. Poi abbiamo anche il nucleo operativo ecologico, come reparti specializzati abbiamo il nucleo elicotteri, abbiamo i cinofili, abbiamo il raggruppamento operativo speciale, il ROS. Insomma, sono NAS, reparti, abbiamo i NAS, certo. Noi siamo una provincia agroalimentare, esattamente, voglio dire. Che continuano a venire in provincia a fare controlli che servono per la tutela della salute dei cittadini, non sono dei controlli ispettivi finalizzati solamente a se stessi, a un controllo fiscale, non nel senso degli scontrini, ma di rispetto delle norme, andare a punire, a fare ammende. Cioè, Perché la salute dei cittadini è il primo obiettivo e sono di supporto alla territoriale, cioè l'arma che è composta dalle compagnie, che è composta dalle stazioni,
l'arma che poi agisce quotidianamente in tutta la provincia. E quindi diciamo che è una ramificazione importante che significa poter contare anche sulla possibilità di spostamento di forze, di specializzazioni, soprattutto laddove necessario. La riorganizzazione ci ha fatto perdere la motovedetta qui ad Imperia, perché avevamo anche una squadra navale, anche lì ci sono state delle riduzioni, delle riorganizzazioni, ma diciamo che vanno bene se servono a migliorare e a potenziare magari da un'altra parte, ecco, speriamo sia così, comandante. Sì, ma la logica di togliere questa squadra navale è dovuta al fatto di evitare delle sovrapposizioni, perché poi sul mare si trovano la Guardia Costiera, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, tutti fanno tutto e insomma ci potrebbero essere dei momenti di sovrapposizione magari, di duplicazione, cioè. Sì. Senta, un'ultima cosa per avviarci alla conclusione. Magari, se mi posso permettere, una domanda un po' personale, più che altro per cercare di far capire ai giovani, perché spesso diamo notizie magari di bandi di concorso per sottufficiali, oppure entrare nell'arma dei carabinieri. Per alcuni la divisa ha comunque sempre un suo fascino. Lei come ha scelto di mettere gli alamari, che quando si dice appunto una volta indossati poi finiscono indossati sulla pelle più che sulla giacca? È una bella domanda, perché da quando ho coscienza ho sempre desiderato fare questo lavoro. È una vocazione, quella di abbracciare questa professione è una grande vocazione, è un lavoro che impone tanti sacrifici, soprattutto per noi ufficiali che siamo costretti a continui trasferimenti, e questi trasferimenti creano disagio a chi ci sta attorno, a chi ci sta vicino, alla famiglia prima di tutto. Basti pensare che un figlio inizia le elementari da una parte d'Italia, certo, continua le scuole da un'altra parte, insomma, penso al ciclo del quinquennio delle elementari, che magari frazionati in due o tre posti e creano un po' di disagi, può creare anche problemi a livello psicologico, questi bambini che sono costretti a cambiare, a lasciare gli amici, a ricrearsi, a reinventarsi. È una grossa responsabilità e bisogna essere molto motivati, tanto motivati per questo lavoro, perché ovviamente deve essere una vocazione, mi perdoni, che coinvolge anche la famiglia del carabiniere, un po' tutti i carabinieri in casa. Sì, perché l'appoggio, stavo dicendo proprio questo, l'appoggio che dà la famiglia è basilare. Una situazione familiare serena implica anche una serenità nell'attività lavorativa. Non è un lavoro facile, è un lavoro direi difficile, per questo parlo di vocazione. Quindi insomma non un mestiere come un altro, per i giovani che ci stanno ascoltando, posto che ahimè purtroppo non è così semplice dire mi piacerebbe fare il carabiniere, domani vado, presento una lettera e dopodomani mi chiamano. Ahimè, purtroppo sappiamo che voglio dire, l'occupazione in questo paese ha delle grosse difficoltà e i posti pubblici, come rientrano fra questi anche quello nell'arma dei carabinieri, al di là dei concorsi che sono sempre meno, e comunque sono difficili da raggiungere. Però mi pare di capire dal suo messaggio che comunque sia non possiamo guardarlo come una professione come un'altra, non so, senza nulla levare, ci mancherebbe, ma faccio concorso in ferrovia, faccio concorso all'Enel piuttosto che nei telefoni e ne faccio uno anche nell'arma dei carabinieri. Sì, però ho iniziato con la parte, diciamo, tra virgolette negativa, di grosse responsabilità e difficoltà, però è lavoro che dà tante soddisfazioni. Io non lo cambierei con nessun altro lavoro. La soddisfazione più grande è quella di essere utili per gli altri, quella di essere d'aiuto per gli altri. È un lavoro che dà tanto agli altri, anche se qualche volta
non sempre sono riconoscenti gli altri, che poi gli altri sono i cittadini, certo. Ma è un lavoro che gratifica, che dà molto. Colonnello, di solito è una tradizione di famiglia l'arma dei carabinieri. Lei ha ereditato o no? Assolutamente, mio padre potrebbe trasmettere, era, però, questa era cosa. Commerciante, non lo so, mio figlio non mi sembra, non molto, sembra grande, molto orientato. Beh, comunque è vero che è ancora presto per lui. Io ho iniziato molto prima, nel senso che le idee le avevo chiare già prima dei 10 anni. Accidenti. E che costanza anche, voglio sì, dire. Sì. E mio figlio invece non ha esternato nessun tipo al momento non di ha scelta, di idee. Beh, staremo a vedere, come si suol dire, se sono rose fioriranno, e poi sì. Chissà, può anche darsi, questo non è detto, può darsi che possa avere, glielo auguriamo ovviamente, soddisfazioni in un'altra via magari che sceglierà, in un'altra professione. È giusto che io cercare di aspirare a quello che si sente dentro, come ha fatto lei. Non voglio influenzarlo, certo. Assolutamente, anche perché influenzare un bambino, influenzare il figlio significa rischiare di rendere una persona infelice, perché quello che fa, quello che farà, non è un desiderio proprio, ma il desiderio di altri. Sante parole, qui esce appunto quello che dicevamo prima, il sapere essere umani e trasmettere anche messaggi educativi al di là di quello che impone la divisa e di quelle che sono le regole e l'ABC del servizio nell'arma. Grazie, grazie davvero di cuore al colonnello Luciano Zarmano per essere stato con noi, per grazie. Aver chiacchierato, perché questo punto d'incontro vuole essere alla fine una chiacchierata anche per cogliere gli aspetti umani delle istituzioni e dei rappresentanti di queste istituzioni, e tra queste sicuramente per noi italiani rimane sempre in vetta, o perlomeno tra le principali sicuramente, l'arma dei carabinieri, che ha festeggiato 200 anni di storia, che fanno parte della nostra storia. 200 anni di presenza. Grazie ancora, grazie. Arrivederci, grazie. Buon lavoro a lei, buon lavoro a tutti, mi permetto di dire i nostri carabinieri. Giusto. E un arrivederci a presto naturalmente, grazie. Anche al nostro pubblico. Buona serata. Grazie.